tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi faccio vedere la seconda parte dell'haul degli acquisti dei vestiti che abbiamo comprato. Anche questa volta ci sono sia scarpe che vestiti. I vestiti sono principalmente per Pia, invece le scarpe sono per Gabriele e per Pia. Partiamo subito dalle scarpe e poi i vestiti ve li farò vedere sul tavolo perché secondo me rende di più. Così riesco a farveli vedere da vicino. Comunque, partiamo subito dalle prime paia di scarpe di Gabriele che si è scelto. Ha preso queste qui, fatte così, sono blu. Allora, come vedete la suola è metà verde, metà gialla fosforescente, gli sono piaciute subito. C'era lo sconto del 30%, se non sbaglio, del 20%, ed era l'ultimo paio. Siccome però l'altra è così, vedete, ci manca il pezzettino questo qui, e ha detto che se ci piacevano e le volevamo, ce le dava al 50%. Il prezzo pieno era 32,99 euro, al 50% le abbiamo pagate 16,50 euro. Adesso stavo pensando se lasciargli queste e fargli due nodini qua, oppure se cambiargli proprio le stringhe e metterli nelle stringhe normali. E magari anche giallo fosforescente, che così riprendono la suola. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se secondo voi meglio cercare di aggiustare qua oppure se mettergli le stringhe giallo fosforescente. Poi il secondo paio che si è scelto Gabriele, che è stato veramente difficilissimo, è difficilissimo da accontentare, sono queste, quelle là sono della Champions, invece queste qui sono della Glams, mai sentita. E sono fatte così, blu, grigie, bianche, un po' meno sportive, un po' più, non dico eleganti, però diciamo un pochettino di più, sì, un po' meno scarpa da ginnastica, con le stringhe così bianche che sembrano maculate, e la suola appunto tutta bianca di lato e poi sotto invece è così, molto molto carine queste qui. Erano al 50%, a prezzo pieno costavano 39,99 euro e noi le abbiamo pagate 19,99 euro. Poi vi faccio vedere quelle per Pia. Per Pia le ho preso questi stivaletti fatti così, dentro sono, cioè hanno il peluscino qui di lato e qua davanti, e dentro invece sono imbottiti, sono veramente molto carini. Abbiamo dovuto prenderle un 21 perché sennò le stavano giuste, e siccome vorrei che ci facesse, non dico tutto l'inverno, ma almeno una parte, allora le abbiamo prese leggermente più grosse. Poi comunque ci andranno le calze spesse, quindi ci sono piaciute molto e sono molto carine. Poi sempre per Pia ne abbiamo preso, diciamo per adesso, prima che inizia la stagione delle piogge, quando non piove, queste scarpe da ginnastica. Di queste abbiamo preso un non si sa che numero, non c'è scritto sotto. Dentro anche di questo è un 21 perché dentro sono imbottite, e quindi sennò poi non le andavano bene. Il 20 le arrivava proprio qui e quindi le avrebbe portate boh 2 mesi, poi non le andavano più bene, allora le abbiamo prese un 21, che poi è giusto anche questo, cioè, leggermente, però calcolate che avevo i sandalini, era senza calze, quindi poi con la calza le vanno bene. Sono bianche e rosa, molto carine, semplici, con lo strappo. Queste qui erano originariamente costavano 19,99, con lo sconto del 30% le abbiamo pagate 13,99. Invece lo stivaletto, che mi sono dimenticata di dirvelo,
a prezzo pieno e stava 24,99, ma in pratica ci hanno fatto lo sconto del 50% perché ogni due paia comprate c'era scritto che lo pagavi solo 1 euro, ma non era vero. Queste scarpe le ho comprate da Pittarosso, da Panorama, da Alessandria, e alla fine comunque le abbiamo pagate la metà. E quindi va bene perché, cioè va bene, abbiamo pagato praticamente tutto il 50%. E quindi va benissimo così. Adesso passiamo ai vestiti. Vediamo se riesco a farveli vedere così. Ma allora, come prima cosa, le ho preso questo pigiamino, questa tutina praticamente, che va bene adesso, che è di cotone, è leggera, però visto che lei di notte si sveglia spesso per venire nel lettone con me Maurizio, e quindi siccome il lenzuolino non c'è verso di farglielo tenere perché si scopre, allora ho detto vabbè, inizio a prenderle queste. Ne ha altri, però io non ho voluto prendere uno nuovo, era in saldo e costava 4 euro. Poi come pensierino, per Giulia, che è la figlia della mia amica Sara, a 3 euro le ho preso questo completino. Ah, questa magliettina qui con l'arcobaleno sopra, con scritto Believe I'm a little unicorn in magic. E insieme aveva questi piccoli leggings corti che in queste giornate comunque ancora calde la può sfruttare. E poi invece per Pia le ho preso questo completino, pantaloncino così rosa con la magliettina, anche questo qua ha pagato 3 euro. Con la magliettina così azzurra col bordino rosa con un cuoricino e Parigi disegnata sopra. E questi qua li ho presi all'OVS. Poi siamo andati da Zeta, perché all'OVS non avevo trovato appunto tutto quello che cercavo. Vabbè, ho fatto la tessera e le ho preso tantissime cosine molto carine. Erano tutte quante al 50% e ne ho prese 18 mesi, perché comunque li fa a novembre, fa 18 mesi, perciò ne ho prese 18 mesi. Questo qui ho pagato 4 euro, questa magliettina qui rosa chiaro con questo sole che vedete si gira su, c'è scritto Sunshine, e c'è questo sole bellissimo con gli occhietti, molto molto carina. Poi sempre al 50% l'ho pagata 2,90 euro. Ne ho preso quest'altra maglietta con scritto Magia di mamma, c'è sopra un gattino, sempre 18 mesi, sempre rosa chiaro. Lasciala lì. E poi ne abbiamo preso questi pantaloni, 12 mesi però, perché i pantaloni ho visto che 12 mesi le vanno bene. Ne abbiamo preso questi qui che hanno tutti i nomi delle città, Tokyo, Kyoto, Osaka, e ci sono tutti i disegni tipo cinesi. Anche queste qua al 50% invece li ho pagati 6 euro. Poi questi altri pantaloni così a righe, anche questi sempre al 50%, li ho pagati sempre 6 euro. Anche questo ho preso 12 mesi perché comunque ho visto che le vanno bene in modo, e le ho presi per adesso, per questa mezza stagione in pratica. Altri pantaloni, questi qua invece sono a tre quarti, quindi da mettere magari se usciamo solo il pomeriggio, invece se usciamo dal mattino le metto quelli lì lunghi, che comunque sono leggeri e vanno bene. Questi li ho pagati 2,90 euro.
e sono così rosa chiaro. Poi invece 18 mesi le ho preso questi jeans, cioè sono leggings jeans. Anche questi qua al 50% li ho pagati 7 euro. Poi le ho prese delle magliettine corte, sempre da mettere in questa mezza stagione, per 5 euro. Ho preso questa qui con scritto "le cose piccole sono carine" e c'è Titti, è bianca la maglietta, molto carina. Poi quest'altra mi è piaciuta un sacco, così sull'arancione, con questa fetta d'anguria gigante. E c'è scritto "i complimenti mi fanno arrossire", anche questa al 50%, e l'ho pagata 2,50 euro. Poi quest'altra sul rosa pesca, tipo chiaro, anche questa qui al 50%, ed era sempre più o meno così 5 euro. Ha un gattino con questi fiorellini e i ventaglietti. E poi per finire ho preso, sempre da 10 mesi, 5 euro, questa maglietta qui rossa con il cuoricino fatto come il sole di prima, che si tira su, e sotto c'è il cuoricino con il sushi. E qua ci sono le bacchette, veramente molto molto carine, da mettere appunto se usciamo al pomeriggio, quando usciamo a prendere i bambini a mezzogiorno. Cioè, se usciamo al mattino vi dico pantalone lungo, se invece usciamo al pomeriggio pantalone tre quarti e maglietta a maniche corte. Invece al mattino le mettiamo, magari ce le metto poi una magliettina con le maniche lunghe sopra, e poi a metà mattina gliela levo e lei è a posto. Quindi questi sono tutti i vestiti, gli acquisti, diciamo, di vestiario che abbiamo fatto. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sono piaciuti. A me sono piaciuti tantissimo. Abbiamo speso un pochettino, però andava, cioè, gli servivano queste cose, quindi abbiamo approfittato un po' dei saldi per prenderle, perché poi cose un po' più grosse per Pia ne ho. E quindi ne ho voluto prendere qualcosa che le andasse bene adesso in questa mezza stagione. Gabriele invece, lì è cresciuto il piede, quindi mi hanno dovuto prendere 38, perché le scarpe che aveva gli stavano piccole, poi comunque come le ciabatte le stava distruggendo. E quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo prossimo con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!